la femmina guizza come un pesciolino gentile e il maschio invece è sgomita, è pedale, ti cazzotta. Oh, fin da subito deve dimostrare che anche in casa d'altri è lui che comanda. Bisogna cercare di lavorare sugli uomini, anche sulle donne certamente, ma insomma bisognerebbe riuscire a camminare uno a fianco all'altro, riuscire a rispettarci e a pensare davvero che ognuno abbia qualcosa da insegnare all'altro. Le donne in questo sono più capaci, sono anche abituate al compromesso, sono abituate ad ascoltare gli uomini meno. Il mio se torna, neanche si abbassa le brache, che subito riparte. Io del mio cinesia non ho memoria, il vuoto negli occhi e nel cuore. Hai un peggio da quelle parti, una ferita rimarginata, precisa, uguale. In questo spettacolo c'è tutto, c'è la tenerezza, c'è la... sì, la dolcezza di quello che può essere un rapporto anche dopo tanti anni, no? Riuscire a stare insieme, riuscire a invecchiare insieme, che è una cosa che ci riesce molto poco adesso. Le coppie che riescono a invecchiare insieme sono pochissime. E invece è così bello riuscire a parlarsi, a volersi bene, a passare attraverso la vita rimanendo insieme. È una cosa bellissima, e per poterci arrivare non bisogna giudicare, bisogna avere pazienza, bisogna venirsi incontro. Ma detto tra noi, è proprio questa argomentazione che mi agita la notte, mi tiene sveglio il cervello, mi rode il pensiero che i nostri uomini abbiano trovato un'altra sponda per godere. Rileggendo e studiando un pochino ho scoperto che appunto ad Atene in realtà ridevano molto in questa commedia proprio del fatto che un gruppetto di donne pensasse di dire la loro, era una cosa addirittura comica. Ma Aristofane era un pezzo avanti e comincia a far sorridere gli ateniesi all'epoca di queste donne che pensano di risolvere la guerra, e poi piano piano ridicolizza gli uomini, soprattutto nel loro imporre la forza maschile attraverso il potere proprio fallico e maschio, no? E che quando si sentono o sono o si sentono per qualche motivo messi in discussione diventano feroci. Questa è una cosa che viene proprio detta nella commedia di Aristofane e che mi fa pensare ogni sera, no? Cioè che si rifletta da 2500 anni sulla ferocia che la messa in discussione del maschio provoca, mi sembra una cosa su cui, insomma, è il caso di riflettere. Cornacchie travestite, circondatela!